senza dubbio un incontro intenso. Il sindaco di Melitopol è stato catturato dai russi e imprigionato, possiamo dire più che catturato, rapito dai russi e imprigionato. Fortunatamente poi per lui la situazione si è risolta, ma la città è una città devastata, è una città che ha dentro di sé del dolore immenso, con le violenze sui propri cittadini, e proprio in onore a questa città e al sindaco in rappresentanza di tutti i cittadini della sua città ho dato oggi una medaglia della Camera dei Deputati. C'erano anche dei parlamentari ucraini, e senza dubbio toccante, intenso, ma quello che ci dobbiamo ricordare in ogni momento è che noi dobbiamo riuscire in tutti i modi a raggiungere la pace, perché la pace evita qualsiasi altro spargimento di sangue e ulteriori vittime, perché già ne sono troppe. Ci siamo detti che chiaramente la situazione è una situazione complicata, è una situazione difficile, però è una situazione che non deve mai farci perdere la speranza di raggiungere la pace. Per me questa è la questione assolutamente primaria.